Cosa avevano in comune Antonio Ligabue e Claudio Villa? Scommetto che non sapete rispondere. Beh, d'altronde, come riuscire a far andare d'accordo il pittore conosciutissimo ma emarginato in vita e costretto a volte a barattare uno dei suoi quadri per un pasto caldo e il reuccio della canzone italiana? Un uomo, Antonio Ligabue, che doveva mendicare i suoi affetti e l'altro invece che ha avuto un sacco di donne, amatissimo dal gentil sesso. Beh, c'era un elemento, volendo, per farli andare d'accordo. E quell'elemento era un'aquila dorata sullo sfondo rosso, il simbolo presente sui serbatoi di una moto il cui nome è diventato leggenda. Oggi ce l'avete chiesto in tanti, parleremo di Moto Guzzi, ma non della storia completa della Moto Guzzi, dalle origini, dalla fondazione, il 15 marzo del 1921, da parte di Carlo Guzzi e Giorgio Parodi, di un'azienda che ha vissuto una vita lunga, avventurosa, anche travagliata, e che oggi è arrivata a un nuovo punto della propria esistenza. Avremo bisogno molto di più di mezz'ora della durata canonica dei nostri video. Quindi abbiamo deciso di dedicare questo video a Moto Guzzi, che 3 anni fa ha festeggiato il centenario della propria esistenza, con un modello iconico, il cui nome è già leggenda, lo è sempre stato. Quel nome è un nome francese di una località. È una località che si chiama Le Mans. Lo sapete, Le Mans è una popolosa città della Francia occidentale e quel nome, il nome di quella località, è indissolubilmente legato al suo circuito, il circuito Bugatti, su cui da tempo lunghissimo e immemore si disputano competizioni di endurance, le gare di durata. Ma per gli amanti delle moto, specialmente di Moto Guzzi, il nome Le Mans evoca leggenda, mito, evoca un modello che ha segnato un bel pezzo della storia di Moto Guzzi, di quel marchio nato a Mandello dell'Ario e lì sviluppato nel corso dei decenni. Partiamo da una data, partiamo dal 1971, è il cinquantennale della Moto Guzzi, una Moto Guzzi che ha vissuto tante vicissitudini, nata come abbiamo detto nel 1921, dopo non molti anni già si afferma come una delle case di punta del motociclismo italiano. Pensate alla leggenda Omo Bono Tenni, capace, primo italiano con moto italiana di imporsi in una delle categorie del Touristrophy, la massacrante, terrificante, mortale corsa all'isola di Mer. Poi c'è la guerra, le forniture belliche, la ripartenza del dopoguerra, i nuovi modelli, il galletto che è uno dei simboli della nuova motorizzazione italiana. E poi la crisi che arriva a metà degli anni 60. Nel 1971, da quel reparto corse che in precedenza, anni prima, aveva regalato gioielli incredibili come la V8 500 da Gran Premio, da quel reparto corse di Moto Guzzi esce un prototipo destinato a far sognare. È la V7 Sport 7,5 telaio rosso. È chiamato così proprio perché il telaio in bella vista è dipinto di rosso fuoco. Il resto delle sovrastrutture, invece, è di un verde particolare. È un modello a tiratura limitata, ma non è pensato per la vendita. È solo per le esposizioni nei concessionari e per le prove a favore della stampa specializzata. La V7 Sport, oggi la chiameremmo una sportiva, non dico la superbike, ma quasi. È un'evoluzione sportiva della prima V7, quella nata a metà degli anni 60, attorno al nuovo motore bicilindrico fronte marcia, che è arrivato fino ai giorni nostri con vari aggiornamenti e che è diventato un vessillo tecnico di Moto Guzzi. Quella V7 Sport, telaio rosso, quella bicilindrica, ha del potenziale. Nessuna delle moto uscite dal reparto corsa resta a far bella mostra di sé in vetrina. Tra gli acquirenti si fa a gara per accaparrarsene una, anche se costa un occhio alla testa. Non importa. La ciclistica è eccellente, il motore è ben tarato. Insomma, la telaio rosso è una moto da corsa senza la carena. E anticipa un altro modello, quello a telaio nero, meno raffinato, ma ugualmente potente. Anticipa anche la 7,5 S3, che ha una particolarità. Ha un triplo impianto frenante a disco, con ripartizione della frenata, e risolve l'unico tallone d'Achille della V7, appunto, la frenata. Che quella moto sia un portento in pista, lo sanno in molti. Con la V7 Sport, Moto Guzzi ha fatto centro. Se ne accorgono anche due specialisti, si chiamano Guido Mandracci e Vittorio Brambilla. Ecco, Brambilla sarà, di lì a poco, un grande protagonista in Formula 1 con la marca.
Ricordate la monoposto arancione con lo sponsor italiano Beta e lui al volante, gli anni 70, il periodo della Formula 1 romantica. Ebbene, Mandracci e Brambilla, anche un po' per scommessa, portano una V7 elaborata e con cilindrata aumentata in gara al Ballon d'Or sul circuito Bugatti di Le Mans. Quell'equipaggio italiano battaglia benissimo, in maniera gagliarda, e per quasi tutta la corsa mantiene la testa. Nonostante ci siano le Triumph Trident della concorrenza, le Honda Sonauto e tante altre moto di valore in gara. Nonostante qualche problema meccanico, qualche caduta, Mandracci e Brambilla lottano fino alla fine, ma alla fine devono arrendersi. Arrivano solo al terzo posto. L'anno dopo, Brambilla coinvolge suo fratello. Mandracci, anche lui, porta un altro pilota. Si aumenta gli equipaggi, si punta alla vittoria, ma anche stavolta ci sono sempre i soliti problemi. Una rottura di qua, una foratura di là, più cadute e alla fine quarto posto. Ma non importa, perché già aver sfidato a viso aperto la concorrenza nel massacrante Ballon d'Or vale come una vittoria. Sta nascendo una leggenda, la leggenda chiamata Le Mans. Moto Guzzi però, va detto, non sfrutta subito il potenziale mediatico di quell'impresa. La casa è passata da poco dalla società SEIM, una società costituita dalle banche creditrici di Moto Guzzi e dalla partecipazione pubblica, alle mani di Alejandro De Tomaso, uno spregiudicato ex pilota, imprenditore italo-argentino, che si è posto come obiettivo ristrutturare l'industria motoristica italiana. Nell'ambito delle due ruote vuole costituire un piccolo impero in base alla modularità. Alejandro De Tomaso ha già comprato Benelli, con lei Moto B, compra anche Moto Guzzi, saranno i suoi cavalli di battaglia per sfidare il mondo intero. Alejandro De Tomaso ha anche dei begli agganci in politica, ad esempio negli anni successivi imporrà delle limitazioni di potenza e di cilindrata per i neopatentati, colpendo le importazioni giapponesi. È un modo per tirare l'acqua al suo mulino. È furbo De Tomaso e pensa di avere le carte giuste per imporsi ovunque. Ma vedremo come andranno le cose. Intanto, in quel periodo, De Tomaso preferisce affidarsi ai modelli già testati, la Sport, la S3, vanno molto bene, va meno bene il nuovo Falcone, che invece è abbastanza deludente. Bisogna aspettare il 1975, quando, a fronte della sempre maggiore richiesta del pubblico di moto di serie puramente sportive, la Laverda in Veneto sta facendo la 7,5 SFC. Allora qualcosa si muove a Mandello. Si lavora su quel bicilindrico trasversale, gli si aumenta la cubatura a 850 cm3, si adatta il telaio alle prevedibili sollecitazioni richieste a maggiore potenza. Nasce da 850 Le Mans, è un nome che è diventato leggenda ed è subito successo. Zero carrozzeria, ma un cupolino minimal e due semimanubri che fanno tanto café racer. La posizione di guida rastremata, potenza di quel nome evocativo, sono tutti elementi che fanno sognare gli appassionati che trovano un nuovo punto di riferimento. Claudio Villa, il reuccio della canzone italiana, è di casa a Mandello del Lario. I tecnici lo accolgono sempre come un amico e gli fanno provare le ultime novità. Lui stesso si innamora della Le Mans. Compra subito una prima serie che per due anni è in cima alla lista dei desideri non solo dei guzzisti. Piace tantissimo. E pazienza se c'è qualche difettuccio, se la sella un posto e mezzo si rivela un po' fragile, se qualche componente si perde per strada. È comunque una moto desiderabile. È un emblema dell'Italia che piace non solo agli italiani, piace ovunque nel mondo. Dopo due anni, a Mandello del Lario si pensa di aggiornare quella Le Mans. Se la prima era una Café Racer minimal, cupolino e poco altro, si decide di investire pesantemente sull'aerodinamica. D'altronde, a Mandello del Lario da tanti anni esiste una galleria del vento, una primizia per studiare l'aerodinamica. In quella galleria del vento si studia la carenatura per la Le Mans 2, sempre 8,5. Ma il risultato non è proprio così entusiasmante. La Le Mans 2 è una sportiva, ma sembra più una Sport Tourer. Non è una belva scalpitante difficile da domare come la prima Le Mans. La carenatura scomponibile è indubbiamente utile, ma snatura un pochettino la moto. A livello di rilievi, di potenza e velocità c'è un leggero calo di prestazioni. Si potrebbe fare di meglio, e per fare di meglio si arriva al 1981, quando Guzzi fa tesoro degli errori commessi con la seconda serie e presenta la nuova evoluzione della Le Mans. Si torna un po' all'antico, le sovrastrutture sono più ridotte, il motore parzialmente ridisegnato, si passa
dalle testate allettature tonde a forme più squadrate per i cilindri. La potenza è sempre garantita, la stabilità è un marchio di fabbrica e il telaio, ecco, il telaio viene rivisto per ospitare al suo interno il sistema di depurazione dei fumi dell'olio del motore. È una chicca che è molto apprezzata negli Stati Uniti, dove la Le Mans 850 terza serie è una delle prime moto a superare i severi limiti anti-inquinamento dello stato della California. La Le Mans 850 terza serie viene ribattezzata l'Americana e il successo è tale che De Tomaso chiede ai suoi tecnici di replicare quella bella sagoma filante della Le Mans 3 anche sui modelli più piccoli, più giovani della gamma, quelli dedicati ai motociclisti meno esperti, come la Imola 2,3,5 e la Lario 650, modelli cui però a livello di motore viene riservato il critico 4 valvole, che causa più di una rottura meccanica e che un po' macchia a metà anni 80 l'immagine dell'Aquila di Mandello. Proprio le politiche di De Tomaso si rivelano un calvario per Guzzi. La scelta di condividere le medesime forniture di componentistica con gli altri marchi del gruppo, dicevamo di Benelli e Moto B, ecco, quelle scelte penalizzano i modelli Guzzi, che si presentano sul mercato con ottime referenze, ma che registrano delle rotture alle frecce, agli specchietti, alla strumentazione. Si potrebbe fare di meglio. Gli appassionati sopportano, sono innamorati del connubio tra potenza e precisione su strada di quella moto che è versatile, ci si può fare una gita fuori porta, anche con la fidanzata, la sella lo consente, oppure andare a girare in pista e divertirsi, si può fare di tutto. Ma le belle storie sono sempre destinate a finire, ed è un peccato quando a farle finire è proprio il padrone della baracca. C'è sempre lo zampino di Alejandro De Tomaso nel calando della Le Mans. A metà anni 80, mentre i giapponesi sfornano le prime supersportive carenate, mentre Ducati sta studiando e si prepara al lancio del rivoluzionario Desmo 4 valvole raffreddato a liquido che è arrivato fino ai giorni nostri, non solo Guzzi insiste con un motore, sì, robusto, ma sempre meno prestazionale, ma commette errori marchiani. De Tomaso chiede ai suoi tecnici una evoluzione a 1000 di cilindrata per il motore della Le Mans. Mossa giusta, ma al contempo fa un'altra scelta, questa per niente azzeccata. In quel periodo, nei circuiti dei Gran Premi, l'ultima tendenza è la ruota anteriore da 16 pollici e De Tomaso vuole una ruota anteriore da 16 pollici per la Le Mans. Purtroppo il telaio non reagisce bene, perché è stato tarato per pneumatici da 18 pollici. Con la nuova ruota anteriore, la Le Mans 1000 è una moto rovinata. Quello che era una sorta di treno su un binario, anche a 200 km orari, diventa un cavallo imbizzarrito. È difficile tenere in strada la Le Mans, soprattutto a tenerla su strade dissestate. La Le Mans 1000 fa tanta, tanta fatica. Troppo tardi si interviene per riportare la ciclistica ai suoi valori con la ruota anteriore da 18 pollici. Ma il danno è fatto. La Le Mans 1000 resta in listino fino al 1993, quasi per forza di inerzia, perdendo quote di mercato sempre più a favore della concorrenza e facendo sprofondare la moto Guzzi, che anche dopo l'uscita di scena di De Tomaso non sa reagire come dovrebbe. Si arriva agli anni 90, al tentativo di rinnovamento. Il massimo dello sforzo è un nuovo telaio attorno al bicilindrico, che è maggiorato a 1100 di cilindrata con la nascita della 1100 Sport, che a vederla oggi, pur con sovrastrutture moderne e in linea col periodo, altro non è che una Le Mans aggiornata, ma sempre distante dalle pure velleità corsaiole di buona parte della clientela di un periodo storico, gli anni 90, che vedono l'esplosione del fenomeno della Superbike. Ma arriviamo al 1997, da 4 anni la Le Mans 1000 è sparita. Qualcosa pare muoversi. Nei saloni, allo stand Guzzi, si vede un nuovo motore. Si chiama VA10, questo è il suo nome in codice. È un V-twin trasversale, classico, ma a 75 gradi, non a un angolo maggiore. Raffreddato a liquido, grandissima novità, 4 valvole per cilindro, tante raffinatezze tecnologiche. Qualcosa di nuovo, di straordinariamente rivoluzionario. Un propulsore disegnato appositamente per riportare in auge l'azienda, per equipaggiare una nuova gamma. Entro, dicono i responsabili commerciali dell'epoca, al massimo in un paio d'anni. Si dice addirittura che Moto Guzzi voglia preparare una superbike per sfidare giapponesi e Ducati sul loro campo.
riprendendosi così una bella fetta di mercato. D'altronde la Superbike all'epoca era guidata dalla filosofia Win on Sunday, Sell on Monday, vinci la domenica, vendi il lunedì. Le corse, le vittorie, i modelli derivati dalla serie sono un traun commerciale eccezionale. Ma torniamo a quel motore, al VA10. Viene portato al banco prove e le prove sono eccellenti. Nonostante gli iniettori non siano il massimo disponibile, quelli scelti almeno, il bicilindrico supera le aspettative in quanto a potenza e si dimostra pure solido, contrario del banco prove che si rompe tre volte. Viene richiesto un secondo test, che però a sorpresa viene annullato. L'azienda si è insediato un nuovo management che non crede alla validità di un bicilindrico trasversale per equipaggiare una supersportiva da pista. Chiede un motore più classico, un bicilindrico longitudinale. Il V-Twin, prodotto dagli inglesi della Ricardo, finisce in magazzino a coprirsi di polvere, mentre l'ufficio tecnico si rimette al lavoro per disegnare un propulsore differente, che però non vedrà mai la luce, perché nel frattempo Moto Guzzi è stata nuovamente venduta. Il nuovo padrone è Ivano Beggio, l'uomo dell'Aprilia, che ha ricalcato le orme di De Tomaso, pur con una filosofia differente. L'uomo di Noale ha comprato Guzzi, ha comprato l'Averda, sta creando un polo motoristico italiano in contrapposizione al gruppo Cagiva, che all'epoca aveva rilanciato Ducati, aveva in portafoglio Moto Morini, Husqvarna e soprattutto a metà degli anni 90 aveva studiato e realizzato il rilancio potente di MV Agusta. L'intento dichiarato da parte di Ivano Beggio è quello di valorizzare tutti i marchi. Come? Beh, preservandone l'identità. Quindi Aprilia resta il brand giovane, estremo, pistaiolo, corsaiolo. L'Averda è destinata, a parole, a diventare un marchio lussuoso per realizzazioni a tiratura limitata. In realtà non ci sarà nulla di tutto ciò. A Guzzi va il compito di sfidare i tedeschi di BMW nel comparto turismo. E quei progetti sportivi? Quel motore mandato in magazzino a coprirsi di polvere? Tutto archiviato, per sempre. Ivano Beggio non vuole intromissioni. È Aprilia che deve restare il brand sportivo. Anche vincente, soprattutto nei confronti dello sviluppo in Superbike, anche se lì ci vorranno anni per arrivare al titolo mondiale. Il nuovo corso della Moto Guzzi targata annuale, pur con gli stabilimenti sempre a Mandello dell'Ario, si apre con la V11 Sport, che in pratica ha telaio e motore della 1100 Sport, con un'impostazione da nuda retro, addirittura con i colori della vecchia telaio rosso di inizio anni 70. È un'operazione nostalgia che però piace, perché effettivamente rivedere quel telaio rosso a vista, quel serbatoio e quel codino con quel verde acido, a molti guzzisti si allarga il cuore. Però non è una moto prestazionale, non è come la vecchia V7 Sport telaio rosso, che era veramente un modello da pista. Arriviamo al 2001 e c'è una nuova Le Mans. Sì, avete capito bene, il nome esce dal cassetto dei ricordi e viene applicato a un'altra moto, che però è una V11 Sport con una semicarenatura un po' retro che fa tanto anni 50 e 60, che viene anche colorata con alcuni colori storici della Guzzi, viene addirittura intitolata alla memoria di Omo Bonotenni. Insomma, bella, fascinosa, nostalgica, però non la vecchia Le Mans. Poi arriva la crisi di Aprilia, una crisi improvvisa, pesante, la cessione al gruppo Piaggio, ed è storia dei giorni nostri. Moto Guzzi diventa una realtà importante all'interno del mondo motociclistico, con le Tourer, con le Naked, che a volte strizzano un po' l'occhio al passato. L'ultima data, la V100 Mandello, è una novità. Si vede finalmente un nuovo motore, che non è quel VA10 che ormai è un pezzo da museo. È un nuovo motore sempre trasversale a V, raffreddato questa volta a liquido, e che porta a spasso un nuovo modello. Un modello pensato per il centenario, per dare una nuova ventata di novità a Moto Guzzi. Non è però un modello sportivo. E nella mente, nei ricordi dei guzzisti e dei motociclisti, resta quel nome evocativo, Le Mans, i manifesti delle concessionarie. Claudio Villa, che la prova, che si innamora. La terza serie lo accompagna fino all'ultimo giorno della sua vita, quando a Padova, nel 1987, proprio mettendo in moto la sua amatissima 850 terza serie, subisce un infarto e muore presto, lasciando tutti costernati. La morte di Claudio Villa è un segnale di contrappasso anche per Moto Guzzi. È da quel momento in avanti, curiosamente, che il declino dell'Aquila di Mandello inizia e dovrà attendere tanto tempo per un rilancio. Chi lo sa, magari un domani l'attuale proprietà di Moto Guzzi ci regalerà una nuova Le Mans. Magari quel nome evocativo tornerà a ruggire sulle strade. Magari Le Mans non resterà più solo quella città della Francia, l'autodromo Bugatti e il ricordo della mancata impresa
di Brambilla e Mandracci, o la Cafe Racer di metà anni 70, l'ecologica americana del 1981 o le sue evoluzioni. Magari sarà nuovamente qualcosa capace di stupire, di far battere il cuore. Moto Guzzi nella sua storia ha avuto tanti modelli storici. Pensate all'Airone, al Falcone, al mulo meccanico. Pensate al Galletto, che come dicevamo in apertura ha contribuito a motorizzare nuovamente l'Italia dopo il secondo conflitto mondiale. Pensate alla California, basata sempre sulla V7, capace di stupire il mondo perché per la prima volta il Dipartimento di Polizia di Los Angeles preferì la moto italiana alle solite Harley Davidson. Pensate a tutti questi modelli, a tutti questi nomi, queste sigle, ma pensate soprattutto che per tanti guzzisti, ancora oggi, quell'aquila sul serbatoio, soprattutto se su sfondo rosso, si sposa esclusivamente con un nome francese, e quel nome è Le Mans.